Ciao ciao, ciao a tutti. Oggi video richiesto perché quando ho fatto il video di tutte le mie palette e quando ho fatto dei video haul ancora di make-up e beauty, mi è stato chiesto: ma dove tieni tutte le tue palette, tutti i tuoi trucchi? E allora vediamo un po' dove la Sontina tiene tutto il suo ambaradan. Allora, prima di tutto vi mostro questa piccola cassettierina che tengo in questo armadio del bagno. Lì sono io nello specchio, ciao ciao. Tengo in questo armadio, l'ho tolta perché usando una mano per fare video non riuscivo altrimenti a toglierla. Comunque qui abbiamo una scatola con tutti le mini palette e gli ombretti singoli. Sono quasi tutti, anzi direi tutti di Kiko. E parecchi sono questi bicolori che c'è stato un periodo che adoravo. Eccoli qua, questo sul marrone, questo appunto rosa e grigio, molto bella questa. Stanno abbinati, stanno veramente bene. E poi questo marrone verde e così via. Invece nei cassettini tengo in questa mini cassettierina qui tutte le palette di Essence che vi avevo mostrato, qui altre palettine più piccole e qui sotto invece ho un po' di matite, non tutte, alcune, i temperini per le matite e via dicendo. In quest'altro contenitore espositore invece ho quello che mi serve giornalmente e quindi rimane sempre qui appoggiato sull'angolo del lavabo. E ho quindi blush, terra, una palette ancora di blush, una palette di rossetti in crema da mettere col pennellino, mascara, il primer per le labbra, il pennellino per appunto i rossetti, le matite per le sopracciglia, qualche rossetto. Qui nel primo cassettino ho invece illuminanti e correttori. Scusate se tremolo un po'. E qui sotto ho altri correttori, questa mini palettina per le sopracciglia e degli ombretti che uso come illuminanti sulle palpebre. Ma il grosso è in questo cassetto del mobile lavabo, come vedete. Questo cassetto delle meraviglie e contiene tutti, quasi tutti i miei trucchi. Qui ho tutte le palette, le più belle. Queste sono tutte quelle della Revolution e da questa e quelle di Zoeva sul fondo, qua, quelle di Zoeva e la Beauty Killer. E qui le altre, le ultime che ho acquistato, le due Sofix e queste altre. E qui altre palette, qui invece ho ancora degli illuminanti, delle terre, le ultime matite che ho acquistato su Astra che vi ho mostrato. E di qua invece ho qui i fondotinta, che sono pochi perché li uso poco. L'ultimo dell'Astra, questo che per me è fantastico, questo in mousse del Maybelline che io trovo davvero ottimo. E le ciprie, questa di Astra e questa di Chanel che mi aveva regalato mia figlia. Qui ho altre matite, qui ho tutti i miei pennellini, qui ho le matite per le labbra e qui ho tutti i rossetti e tinte labbra che sono veramente poche quelle. Qui ho, non sono smalti questi, ma sono sì, smalti, ma quelli che si usano per fare gli stampini sulle unghie. E questi invece che è lattice, quello che si mette intorno al dito per non farlo macchiare con lo smalto. E qui infine ho altri pennelli, le ultime palettine, queste non glitterate, shimmer, che avevo preso in AliExpress, 1, 2, 3,
e qui altre palettine più piccole che sono quelle che uso di più rispetto a quelle che ho qui in questo piccolo contenitore. Alzando qui, poi qui sotto ho le mie spugnette e la scorta di mascara che non posso vivere senza mascara e ho una bella scorta. E così vi ho svelato il mestiero, sì, buonanotte, il mistero di dove tengo tutti i miei trucchi. Grazie per la visione di questo breve video, un abbraccio, un sorriso a tutti e alla prossima. Ciao ciao!